È ormai alle porte il nuovo anno scolastico, che si apre con un'emergenza, la carenza di organico. Emblematico il caso del campus Raineri Marcora in strada Gazzana. Di solito le tre sedi in città e provincia contavano su 25 bidelli, stavolta invece sono solo 9, di cui uno che rifiuta di vaccinarsi. La preside rimarca che non sono ancora chiare le modalità per l'utilizzo dei fondi destinati all'integrazione del personale. Ci auguriamo, siccome c'è stato un forte sprint per le nomine, eccetera, che ci arrivino in tempi brevi, altrimenti è chiaro che la macchina rallenta. Nel Piacentino dal 1 settembre si svolgeranno gli esami di riparazione nelle scuole superiori, mentre il 13 settembre riprenderanno le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado. Il primo banco di prova è il Green Pass, il passaporto sanitario obbligatorio per i lavoratori dell'istruzione, che certifica la vaccinazione contro il Covid oppure l'esito negativo del tampone nelle 48 ore precedenti. Al campus Raineri Marcora i tecnici stanno convertendo i termoscanner agli accessi in lettori di Green Pass. Docenti, bidelli e impiegati amministrativi dovranno passare la certificazione verde davanti alla telecamera ogni mattina. Ci sono alcuni professori che ancora non si sono vaccinati nel Piacentino. Qual è la loro sorte? La legge è molto chiara. Non si passa la porta se non si ha il Green Pass. La questione Green Pass, tra l'altro, riguarda anche gli studenti. Possono entrare in aula senza certificazione, ma la situazione si complica per le attività esterne. Occorre il Green Pass per andare nei musei, occorre il Green Pass per andare nei convegni e sono attività che ordinariamente la scuola programma nell'arco dell'anno a scopo didattico. Resta da vedere come saranno organizzabili queste attività senza andare a interferire sulla sfera del Green Pass degli studenti. I controlli quotidiani sul Green Pass di docenti e bidelli potrebbero essere davvero gravosi, secondo Giovanna Solari, preside del secondo circolo didattico di Piacenza. Su base volontaria chiederemo al personale di farci sapere anche la scadenza del documento, in modo da non aggravare la segreteria di continui controlli. Qualora non ci fosse questa disponibilità, procederemo con dei controlli più frequenti. Resta la privacy, infatti, uno degli scogli maggiori all'attuazione di alternative alle verifiche giornaliere della certificazione verde.